Lorenzo Ricalmi, ospite a Lot Corner qui a Casalice, dove abbiamo visto ieri appunto con Aurora Giovinazzo passare il film di cui sei protagonista, che è L'uomo sulla strada. E io qualche tempo fa ho avuto l'occasione di intervistare Aurora Giovinazzo e le ho chiesto, prima di vedere il film, com'era stato questo duetto, e lei l'ha definito incantevole. Allora volevo sapere da te com'è stato lavorare insieme a lei. Allora, io sono un po' un outsider come attore, nel senso che non, infatti spesso vengo scambiato per uno degli elettricisti, se non mi si conosce, all'inizio, quando nessuno mi conosceva, giustamente, neanche nel mondo del cinema, era facile che mi scambiassero, ma anche gli eventi, Netflix conosco, quindi vabbè, questo per dire che Aurora è una un po' come me, perché lei arriva, è un atleta, è una grande ballerina, quindi una che da giovanissima ha conosciuto una grande disciplina. Insomma, per farla breve, è una molto terra terra, è una che le piace il lavoro e non il contorno del lavoro. Quindi ci siamo trovati benissimo subito su questo fronte, tutti e due molto disposti a lavorare. Ci ha molto aiutato un acting coach con cui abbiamo collaborato, Stefania De Santis, che è anche una casting, insomma, è una molto famosa nel mondo del cinema, è l'assistente di Bellocchio, per capirci. E si è fatto una cosa che non si fa mai al cinema, cioè fare le prove, cioè considerare gli attori come parte integrante del film, della riuscita di un film, della storia, soprattutto un film come questo, che è sia un thriller, sì c'è la parte romantica, emotiva, anche se dark, ma se non becchi i personaggi, è un film molto sulle persone, cioè sugli esseri umani che guardi, e se non succede niente dentro quelle persone, il film non regge. Con Aurora ci siamo proprio spesi nel senso bello del termine, che poteva essere dal tavolino a ragionare sulle scene da fare fino a provare le scene, poi il film se l'hai visto, appunto c'è un po' di tutto e quindi non è semplice, e lei, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato di essere molto aperta e molto poco giudicante rispetto a se stessa, quindi sì, è stato incantevole il rapporto che ho avuto con lei durante le riprese del film e spero di rilavorarci presto e la ringrazio. E tra l'altro poco fa hai citato Netflix, tu sei stato protagonista di una serie, Marco Polo, e poi abbiamo visto il tuo percorso andare in progetti molto eterogenei. Allora volevo sapere cos'è che ti guidava nella scelta di un ruolo, perché ci sono molti tuoi colleghi, quando magari mi capita di intervistarli, che mi confessano che magari preferiscono anche dire un no a qualcosa che potrebbe essere grosso, per dargli visibilità, ma che non li convince fino a fondo, e magari prendere parte con un piccolo ruolo a un progetto anche più piccolo, ma nel quale però credono ciecamente. Ma sono assolutamente d'accordo, cioè nel senso che i no nella tua carriera compongono il percorso e la tua direzione più che i sì, no? Sono i no che fanno la tua carriera, non i sì, perché se hai la fortuna di essere riconosciuto come un bravo attore, un buon attore, ti capiteranno occasioni di lavoro e sarà tuo compito decidere che tipo di attore vorrai essere, perché le tue scelte poi rimangono lì, no? Il casino del nostro lavoro è che qualsiasi cosa fai è a imperitura memoria, quindi devi stare molto attento a quello che fai. Ti direi che io personalmente, seguendo il mio istinto, cerco di mettermi in difficoltà il più possibile, ma perché secondo me il cinema è evoluto dagli anni 80 in poi nell'abbattimento di un certo tipo di stereotipizzazione degli attori. Ma anche prima, cioè i grandi personaggi pubblici che poi rivedevi in tutti i film, ma erano più o meno sempre loro, molto famosi, grande carattere, grande magnetismo e fascino, però a me sono un grande fan di Volonté, su quella linea lì, quindi più cambi e meglio è, più ti diverti banalmente, no? Quindi io appoggio tantissimo le opere prime e sì, mi è capitato di dire dei no su delle cose grandi ma che mi convincevano poco, a favore di progetti più piccoli ma che potessero permettermi di esplorare delle parti del mio mondo, della mia creatività che non avevo ancora esplorato. Quindi non ti è mai capitato di avere dei rimpianti? Sei felice del percorso che hai fatto? Lo ritrovi coerente con quello che sei? Sì, non ho fatto niente di cui debba veramente vergognarmi. Ci sono alcuni film che ho fatto di cui non sono contento, e magari qualcosa che avrei preferito non
non fare. Però in realtà rispetto al percorso che ho fatto, degli inciampi ci stanno, cioè fare delle cose che non ti piacciono poi ti insegna a non ripeterle, a non rifarle. Quindi poi ho avuto una carriera particolare perché sono stato appunto un profeta non in patria, no? Cioè ho fatto una casa enorme all'estero, che però quando Netflix non esisteva qui. Quindi non è che poi sono tornato e forte dell'exploit della serie Netflix ho subito imbroccato la via della star, invece molte carriere partono subito con un film che fa un grande successo e tu da lì praticamente sei già, no, al massimo livello. Io mi sono guadagnato, come dire, ogni mattoncino, no, della mia identità professionale, ed è una cosa che rivendico, mi fa piacere, perché poi alla lunga, secondo me, e questo è un mestiere che io vorrei fare a lungo, e non è assolutamente detto perché la longevità delle carriere è molto imprevedibile, e in questo caso sono ben contento appunto di non essere così famoso e quindi poter ancora navigare in questa industria come un po' l'underdog, come l'attore un po' outsider che se l'hai visto lo conosci, però in realtà non è il personaggio pubblico iper riconoscibile, e per me meno mi si riconosce meglio è, cioè il lavoro è cambiare maschera e non riproporre sempre le stesse. E noi ci troviamo in un festival cinematografico. Secondo te, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, anche forse specialmente in Italia, in cui la gente fa fatica ad andare al cinema, secondo te qual è il ruolo di un festival oggi, non soltanto per noi addetti ai lavori, per gli attori, i registi, che comunque viviamo in una bolla fondamentalmente, ma per chi poi decide di appunto aprire un catalogo e dire oggi mi vado a vedere questo film? Secondo te cosa gli può dare un festival al pubblico? Beh, allora, è condividere quella bolla di cui parlavi, no? Quindi all'interno di questa, cioè all'interno di un festival, ovviamente tutti gli operatori del settore si sentono in questa bolla, no? E sanno esattamente qual è il loro ruolo e cosa devono fare. L'evento del festival ti dà la possibilità di vedere un po' più da vicino le maglie di questa industria e di come si muove. E secondo me è interessante perché poi si ha sempre rispetto, cioè il pubblico spesso mistifica un po' questo mondo, il mondo del cinema, non si capisce bene come si muove, e invece può essere spiegato, e più si spiega più si capisce come vengono fatti i film, e secondo me più si capisce come vengono fatti i film e più ci si affeziona a quelli che poi sono gli operatori che siamo noi, no? E che quindi andare a far capire che gli attori non sono soltanto o divi o gente con la puzza sotto il naso, piuttosto che i registi sono appunto come degli scrittori d'immagine. Il festival serve a ravvicinare e il social, paradossalmente, nonostante siano i social, serve ad allontanare, perché è un happening l'evento, tu ci devi essere lì, non te lo puoi vedere, e il fatto di essere lì è lo stesso motivo per cui uno sceglie di andare a vedere un film al cinema o no. Se tu puoi andare, se tu stai a casa tua e puoi mettere in pausa ogni 5 minuti perché ti arriva un messaggio su WhatsApp, devi fare pipì, è diverso, mentre l'intimità del cinema è quello che un festival secondo me dovrebbe portare al grande pubblico per tentare questo ravvicinamento. So che hai appena finito di girare un film in Italia e che sei protagonista di una serie invece su un set inglese, non so se mi puoi raccontare qualcosa di questi due progetti. Allora, è stato molto bello perché io in teoria mi sono tinto i capelli per L'uomo sulla strada, nell'uomo sulla strada è il flashback che abbiamo girato alla fine. Subito dopo io ho fatto questi provini, questi self tape come siamo noi adesso col telefonino, con questi capelli, e in entrambi i casi mi hanno detto ma stai benissimo con questi capelli, e io anche lì ho detto il solito discorso, ma mi faccio un attore, è veramente così sorprendente il fatto che mi faccio biondo, tra l'altro non anche dire, cioè è tipo Eminem, non so come dire, sono 30 anni che la conosciamo questa cosa qui, però ho stimolato l'immaginazione sia del regista insomma, di Marco Martani, che è il regista di Eravamo Bambini, che è questo film della Minerva, prodotto dalla Minerva, che abbiamo finito di girare un paio di settimane fa, ed è un film corale. Sono protagonista insieme a Alessio Lapice, Lucrezia Guidone, Giancarlo Commare, Romano Reggiani, forse mi sto scordando Francesco Russo, c'è anche Massimo Publizio, quindi un bel cast, una bella storia. Tra l'altro viene fuori da uno spettacolo teatrale scritto da Massimiliano Bruno tipo 20 anni fa, e adesso hanno fatto l'adattamento cinematografico, e secondo me era un'ottima storia in cui faccio il rapper tatuato in faccia, mi sono divertito tantissimo.
Ma quando mi hanno offerto questo film, io in realtà avevo già detto sì per questa serie Amazon UK, che è un legal thriller ambientato nel mondo del tennis, in cui io faccio un tennista fortissimo, bravissimo, ma un po' matto, tipo George Best, quindi incredibile, ma poi non si allena, si droga e quindi è un casino. E il protagonista reale della serie è il mio coach, no? E quindi è una cosa molto divertente. Poi gli inglesi hanno una scrittura che è molto intelligente ed è bellissimo poter lavorare con loro. Sono l'unico straniero che, insomma, è un set tutto inglese e è sempre una grande lezione. Comunque variare da set diversi, italiani e internazionali, è molto bello perché ti dà un punto di vista privilegiato su quello che è il nostro mondo. Quindi devo ancora finirla la serie, domani parto, torno a Londra, ho ancora 2 settimane, un paio di partite, vinco Roland Garros, poi finisco e poi mi fermo. Ti faccio un'ultima domanda, l'ultimo film che hai visto che ti ha emozionato? L'ultimo film che ho visto che mi ha emozionato è stato, ce l'ho perché l'ho visto, dai, adesso sarò lentissimo, c'è il criceto sulla rotellina che corre, cerco di andare indietro perché ovviamente ultimamente sto vedendo più serie o pezzi di cose. Ma anche una serie che hai visto e che ti ha emozionato? Però adesso mi sto vedendo tutto Chiede Salvezza su Netflix e mi sta piacendo, sono stati bravi. Poi Francesco, insomma, è un autore molto intelligente. E però ce l'ho il film che ho visto, perché poi mi sono uscito un altro film, mi sto prendendo solo i miei film adesso perché sono soltanto il tempo per fare quello. E, sì, dai, te lo ricordi il nome? Io no. Quello non volevo metterti. È uscito un po' di tempo fa, è quello con Zendaya e il figlio di Denzel Washington, Malcolm e Mary. Certo, Malcolm e Mary, bello. Quello è l'ultimo film che ho visto, che ho detto, ah, interessante, vai ragazzi. Poi Due attori di nuova generazione, io sono per le nuove leve, sono delle cose diverse, nuove. Mm-hmm. Anche quando, tipo Euphoria. Che è lo stesso regista, tra l'altro. Tra l'altro, a me non è piaciuto. Troppo videoclip, non è cinema, non è televisione, sì, ho capito quello che vuoi fare, però a me divento scemo, mi viene mal di testa ovunque, 15 minuti, sono un po' vecchio dentro, quindi a me piacciono le cose più rilassate, però lo sostengo, cioè, ma tutta la vita quello, che dovevo fare Carabinieri 26 con l'Arcuri, no, facciamo le cose strane, anche se poi io mi sento appunto, no, incredibilmente troppo vecchio a 30 anni per quello che si sta vedendo in televisione, ma è ottimo segno, è sano quando ti senti non a tuo agio o non capisci veramente delle cose, perché vuol dire che ci stiamo muovendo. Certo. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie a te. Grazie. Ciao.